Sviluppo economico ed occupazione, uno dei temi che vogliamo affrontare con Agostino Perrone, detto Costantino, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Quando parliamo di occupazione, esiste certamente la occupazione derivante dalle grandi industrie, dalle grandi attività commerciali, ma esistono anche, parliamo per esempio del territorio di Laterza o di altri comuni vicini, in cui c'è tutta una occupazione, come dire, legata, intimamente connessa al territorio, alle antiche tradizioni, agli antichi mestieri. È un modo di valorizzare il territorio, è un modo di non disperdere delle professionalità, fare in modo che certe professionalità possano essere tramandate di padre in figlio. Cioè, io su questo sono sempre stato d'accordo per quanto riguarda la grande industria, la grande distribuzione, tutti i settori, diciamo, a livello industriale. Però, essendo che io vengo dal basso, conosco che significa mettere insieme uno alla volta. Come si suol dire oggi, un self-made man, un uomo fattosi da solo, sì. Un imprenditore realizzatosi da solo. Cioè, io conosco lo zero, 1, 2, 3, 4, cioè nel senso che partire da zero conosco come costruire e creare qualcosa. La cosa che a me fa pensare, essendo oggi consigliere, candidato al Consiglio regionale, se avrò la possibilità di battermi per quanto riguarda sui vecchi mestieri, come ha detto lei, su, diciamo, calzolai, falegnami, ombrellai, che se ci sono dei finanziamenti per attivare queste. Poi Laterza, quando parliamo di Laterza, parliamo della maiolica. Stavo per dire la verità, la maiolica hanno fatto tanti gli amministratori uscenti, però solo slogan. Io ho visto di chiudere, di consegnare partite IVA su questo settore, e invece quando stavamo noi al comune, quelli erano un fiore all'occhiello per Laterza. Cioè, la maiolica di Laterza è conosciuta in tutto il mondo. Ecco, come dire, far emergere Laterza, le sue tradizioni, ma non solo Laterza, collocarli in un circuito internazionale, sprovincializzarli. Soprattutto, anche perché la maiolica è un bigliettino da visita per noi. Poi non ci dimentichiamo, a livello locale, parliamo di Laterza, per quanto riguarda la carne, il pane, diciamo il mio lavoro. Marchio di garanzia. Certo, io dico che io fornisco in tutta Italia, ma nessuno mi ha sponsorizzato, ho fatto tutto da me. Io ho fatto le commesse mettendomi in macchina per partire per il nord, come tanti ragazzi che vanno via dalla Terza per lavoro, e questo è un peccato. Cioè, le famiglie, diciamo, non stanno bene, i figli purtroppo sono costretti ad emigrare. La fuga dei cervelli, no? È triste vedere i ragazzi, la famiglia, i genitori che fanno dei sacrifici per mantenere all'università i figlioli, e poi vediamo questi figlioli che poi si laureano e non tornano più nei territori d'origine. No, ma su questo io posso dire per quanto riguarda i sacrifici che fanno tutti i genitori di questi studenti che si laureano, perché poi devono fare il sacrificio mettendosi dietro al politico di turno per essere raccomandato. Quella è una cosa odiosa. Per me è una cosa proprio antipatica, perché se vediamo in regione ci sono tutti amici degli amici, perché una delle cose che devo proporre è proprio di spostare questi dirigenti e dipendenti che sono stati messi senza titolo lì, perché noi vogliamo le persone competenze. La meritocrazia. La meritocrazia, ho sempre puntato su questo. I sacrifici dei genitori che vengono rimandati ai figli, e i figli che si devono fare strada dallo studio, e i sacrifici dei genitori.